Nel porto di Maiori è stata battezzata con lo spumante l'unità navale antinquinamento Costa d'Amalfi. Il battello ecologico, acquistato dal FLAG Approdo di Ulisse, pattuglierà ad agosto e settembre le aree marine, i porti e le marine nei comuni della costiera amalfitana e dell'area marina protetta Punta Campanella, con la funzione di raccogliere rifiuti galleggianti sommersi e semisommersi di natura solida e liquida. Attività possibili grazie alle apparecchiature di cui è dotato. Ecco, è una barca antinquinamento. È innovativa, fatta con tutto materiale tecnologico, raccoglie rifiuti solidi, liquidi e semisommersi. E non solo fa questo, ma è un laboratorio. Abbiamo un drone che va a intercettare le macchie o il possibile problema, un ROV che sott'acqua ci vede, ci guarda com'è il fondale, vediamo se intervenire, e poi una sonda parametrica dove ci dice in tempo reale lo stato dell'acqua. Quindi nella costa, appunto, la costa amalfitana andremo proprio a ragionare questo mese e fare tutta una serie di prove che ci dà poi il metro esatto di quello che è l'attività in mare, l'inquinamento. Il battello antinquinamento marino rientra nell'ambito del progetto regionale per la transizione ecologica. Questo progetto si inserisce nella strategia complessiva della Regione Campania orientata alla sostenibilità ambientale. Grazie anche alla cooperazione con i FLAG della nostra regione. Stiamo andando verso la transizione ecologica, dopo il varo del primo prototipo fatto con la Notte Lambare il 26 luglio, questo è un altro ulteriore segnale che veramente terrà pulito tutto lo specchio d'acqua della Divina Costiera Amalfitana. È importante e fondamentale salvaguardare quella che è la nostra risorsa più importante, che è il mare, e quindi salvaguardarlo, preservarlo e monitorarlo costantemente al fine di prevenire e di tutelare il più possibile le nostre coste.